Proponiamo in affitto questo locale situato a Borgo Ratti in via del Borgo. Entriamo dentro nell'appartamento, è un appartamento molto grande. Allora, questa è la prima camera singola. L'appartamento è stato completamente ristrutturato, gli infissi sono nuovi, doppi vetri col taglio termico. Continuiamo la visita dell'appartamento, qui abbiamo questa zona di ingresso particolarmente ampia, di fronte a noi c'è una bellissima dispensa. Allora, continuiamo con la visita, ci dirigiamo verso la seconda camera, questa è una camera decisamente molto grande, come si può ben vedere. Guardiamo, come dicevo, gli infissi sono stati appena sostituiti tutti quanti, apriamo la finestra, questo è ciò che possiamo vedere da questa camera. Continuiamo con la visita. Il riscaldamento è centralizzato con le termovalvole. Poi ci dirigiamo verso la seconda camera, anch'essa ampia, come si può vedere, dotata di portafinestra. Allora ci dirigiamo verso la portafinestra, apriamo. C'è questo grandissimo balcone che abbraccia quasi per intero l'appartamento. Quindi ve lo faccio vedere per intero. Qui da dove siamo entrati, la seconda camera, e continua appunto sino a questo punto dove dall'altra parte c'è l'altra porta finestra che è l'uscita della cucina. Rientriamo nella stanza e continuiamo la visita. L'appartamento, dicevo, è appena stato ristrutturato in tutte le sue parti, è stata cambiata la casa, questa è la cucina. Ora c'è questo gioco di luci che non ci fa apprezzare la luminosità dello stesso. È stata appena cambiata la calderina, una calderina nuova, condensazione, di quelle nuove altamente efficienti. E di qua si esce appunto dal balcone, come dicevo prima, che abbraccia per quasi intero, per tutto la grandezza dell'appartamento. Rientriamo e ci dirigiamo verso il bagno. Il bagno è stato completamente tutto ristrutturato, questo bellissimo box doccia con questo bellissimo soffione è perfetto. Quindi, facendo un riepilogo veloce, usciamo dal bagno, la prima camera con la porta finestra, la seconda camera, la cucina, la zona di ingresso, la camera singola. Ci troviamo in via del Borgo.